Ciao a tutti, oggi prepareremo le treccine dolci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono farina manitoba, strutto, lievito di birra, latte, zucchero, sale, uova e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Premiamo lo zucchero sul fondo. Adesso versiamo il latte. E il lievito di birra e facciamo sciogliere il lievito per 2 minuti gradi velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina e lo strutto. L'uovo. Il sale. E la vanillina. E facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola infarinata e lasciamolo lievitare per un'ora o almeno sino al raddoppio. Per facilitarvi il compito nel pulire il boccale dopo che avete fatto un impasto, andiamo a versare nel boccale un po' di farina, proprio giusto un poco. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo andare per 10 secondi a velocità 10. A questo punto facciamo ripartire di nuovo il bimby per altri 10 secondi a velocità 10 con l'antiorario questa volta. Come potrete notare, l'impasto si è staccato dalle lame e dal fondo. Adesso sarà più semplice lavarlo sotto l'acqua. L'impasto è lievitato, adesso formeremo delle palline dal peso di 30-35 grammi l'uno che ci serviranno per formare le treccine. Dopo aver formato le palline, adesso li stenderemo e formeremo dei bastoncini della misura di 15-20 cm circa. Proseguiamo così anche con le altre palline. Adesso iniziamo a formare la treccia.
e proseguiamo così per il resto dell'impasto. Una volta formate tutte le treccine, adesso le spennelleremo con l'uovo e un pochino di latte. Andiamo a mischiare l'uovo con il latte. Una volta spennellate tutte, mettiamo l'uovo da parte che abbiamo mischiato con il latte che ci servirà successivamente. Facciamo lievitare per un'altra ora le treccine, o coperte con un canovaccio o in forno spento. Trascorso un'ora, le treccine saranno ulteriormente lievitate. Le andremo a rispennellare con il tuorlo e il latte. Adesso le inforneremo a forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Le treccine sono cotte, ancora calde, con un pennellino in silicone le andiamo a bagnare con il latte. E andiamo a spolverizzarle con lo zucchero semolato. Le nostre treccine sono pronte, lasciamole raffreddare del tutto prima di mangiarle e andiamo a impiattare. Treccine dolci. Grazie e alla prossima ricetta.